Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro dove parleremo della rappresentazione dell'agricoltura nell'arte, in particolare nell'arte medievale. Siamo molto felici di avere qui con noi Jenny Bowtry, che ha scritto il libro Il ciclo dei mesi, che ho qui con me, e che ci guiderà in questo percorso ricco di immagini e suggestioni, ricco di idee, e andremo a scoprire un vero e proprio tesoro dell'arte italiana, un tesoro troppo spesso nascosto, nascosto dalla conoscenza, non nascosto dalla possibilità di andare a vederlo. Anzi, il libro di Jenny è un libro molto originale perché unisce la storia dell'arte alla storia del suo viaggio di scoperta di questi cicli. E raccontando questo, racconta anche come arrivarci con i mezzi pubblici e quindi abbiamo una forte connessione anche con l'ecologia, sia per il tema della trattazione dei mesi, sia per l'esperienza di turismo artistico che Jenny ci incoraggia a fare. Due parole su Jenny, a cui do un caloroso benvenuto. Jenny è cittadina inglese. Si laurea a Oxford in lingue e letterature straniere e per poi spostarsi in Italia nei primi anni 60, dove insegna inglese come lettrice all'Università di Firenze, per poi fondare nel 1969 Rendola Riding, uno dei primi agriturismi in Italia. E ad affiancarla in questa impresa è Pietro Pinti, ex contadino, che si dimostra un ottimo cuoco e un abile cantastorie. E qui entra in gioco la prima collaborazione di Jenny con Terra Nuova, perché con noi ha pubblicato il libro di Pietro, che è proprio una raccolta di memorie e la testimonianza della civiltà contadina, un libro che vi incoraggio a sfogliare perché è molto interessante ed è anche un trampolino in qualche modo tematico. Per il ciclo dei mesi, perché tutti e due i libri celebrano in qualche modo la civiltà contadina che si perde nella notte dei tempi e che quando ha vissuto Pietro non era poi così tanto diversa dalla vita del contadino medievale, se andiamo a vedere gli oggetti che utilizzavano e lo stile di vita che avevano. E Jenny, buonasera e benvenuta. E vorrei anche mostrare i nostri nomi. Ecco, come vedete, abbiamo lo stesso cognome perché Jenny è anche mia mamma. E quindi facciamo dichiarazione subito di conflitto di interessi, e così almeno è tutto ben chiaro. E Jenny, questo libro è stato molto interessante anche perché è nato come un'opera collettiva, no? In qualche modo. Sono nate delle collaborazioni con il fotografo Opaxir Paolo Nannini, con Salvatore Settis che ha scritto la prefazione del libro. Però quello che è simpatico da raccontare è come è nato questo libro, perché è nato quasi per caso, no? E dico il libro, ora non siamo qui a fare una presentazione del tuo libro quanto una presentazione del tema del libro, quello del ciclo dei mesi, no? Che è quello che ci appassiona, ha appassionato perfino me che, come sai, non sono un grandissimo appassionato d'arte, eppure è un tema veramente affascinante. Come è nata la tua connessione con questo tema? Quello che volevo cominciare è che volevo parlare di due cose qui. Per prima, naturalmente, del ciclo di mesi. Cos'è il ciclo di mesi? Il tema del mio libro, naturalmente, ma anche della creazione del libro. Come ha indicato Nicolas, il fatto che è stato un lavoro, io ho scritto il testo, però non avrei potuto portare a termine senza l'aiuto di altre persone, come spiegherò durante il mio discorso. Ora, vorrei fare chiaro questo all'inizio, che nella storia dell'arte il ciclo dei mesi si riferisce al ciclo dei mesi monumentale, che è apparso nelle chiese,
soprattutto quelle romaniche, nel 1100 e nel 200, proprio quei 2 secoli, non prima e non dopo, è scomparso, tranne in qualche caso che posso indicare. È stato interessante, era quasi come una moda. Si tratta di una serie di 12 raffigurazioni dove dei contadini si occupano di attività agricole caratteristiche di un mese dell'anno. Per esempio, in marzo il contadino pota, in giugno, qualche volta luglio, secondo le latitudini, il contadino miete il grano e poi a settembre o qualche volta ottobre c'è la vendemmia e ogni mese ha una caratteristica. Vorrei far vedere subito la copertina del libro come un tipo di campionario. Ecco, Eccola. va bene, grazie. Questo è il titolo, e voi, il titolo in mezzo naturalmente, voi vedete qui tre forme che prendono questo ciclo di mesi. In cima a sinistra vedi un mosaico, questo viene dalla cattedrale di Aosta, e ci sono in tutto cinque mosaici, cicli di mese in mosaico, che sono tutti del 1100. Quello è una signora contadina molto contenta a riscaldare piedi e mani. Io capisco questo perché ho vissuto diversi anni in questa casa dove sono adesso senza riscaldamento oltre al fuoco. Allora, il fuoco è un importante elemento nella vita del contadino durante l'inverno. C'era solo quello. Guardiamo dalla parte destra, Nicola, se puoi spostare. Ecco, bravo. Lì a destra c'è un affresco, e questo in un monastero a Roma. Molto interessante, e ci tornerò. Questo di affresco ci sono quelli di Roma. Ci sono nell'Abruzzo, in 2 chiese dell'Abruzzo, e poi ci sono anche nel Canton Ticino, che sono del 400, ma siccome il Rinascimento non era ancora arrivato lassù, sono medievali in aspetto. In mezzo, postolo, ecco in mezzo, no, 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 sopra, no, giù. In mezzo, ok, in mezzo al sopra, ok. Sì. Lì ci sono tre figure che sono nel ciclo di Arezzo, che fra poco vi faccio vedere. Poi andiamo sotto ancora, Nicolas, giù, e vorrei vedere i titoli a sinistra, a destra, ecco queste statue che sono a sinistra e destra del titolo. Poi a sinistra è di Ferrara, di un artista. Non avendo il nome, l'hanno chiamato il maestro dei mesi. È un artista incredibile, che dopo si vedrà se c'è tempo alla fine del mio discorso. L'altra parte, Nicolas, per favore. Posta? No? Oh, Ancora? scusa. Ancora? Sì. Sì, No? aspetta, un attimo solo. Sì. Ecco. No? Ancora? Ecco, bravo. Questo è del ciclo di mesi di Parma, che forse si potrebbe dire è quello più bello in assoluto, di un artista che si chiama Benedetto Antelmi, che era il più grande scultore del 200, scultore romanico. Poi sotto in fondo, puoi spostare che si vede quelle sotto, questo è un bassorilievo. E questi sono i modi che si presentano quelli in pietra, o bassorilievi oppure statue o statuette di varie dimensioni. E questo è nella cattedrale, sulla facciata della cattedrale di Cremona. Questi tre sono tutti della Valle Padana, e questo è significativo perché la maggior parte o la grande parte di questi cicli dei mesi sono in quella zona. Ecco,
Bene, devo spiegare, ma cerco di fare un po' veloce perché voi la storia italiana lo conoscete senz'altro e voglio poi avere il tempo per fare vedere i cicli dei mesi e siamo qui per quello. Devo dire però all'inizio che questi cicli dei mesi monumentali derivano dai calendari liturgici. E Nicholas c'è, pagina 13, si può vedere quello che c'è nel libro, pagina 13. Ci siamo? Ok. Yes. Questo. Questi calendari liturgici, quando i monaci stavano facendo voi sapete, no, che i codici sono i libri fatti di pagina di pergamena. Quando facevano questi codici, soprattutto libri devozionali, tipo missali, salteri, messali e breviari, però anche libri sulla storia, libri sulla scienza. Aspetta, c'è un gatto. Tante volte inserivano questo calendario liturgico. Il calendario per ogni mese aveva una pagina, c'erano gli appuntamenti. Ecco, bravo. Voi vedete lì, a sinistra e destra ci sono questi, in nero ci sono gli appuntamenti liturgici. E vedete a sinistra una figura, si vede un po' male perché è un po' a destra, lì si vede un contadino che sta cogliendo l'uva. E sotto vedete Vergine, mi sembra il Vergine quello lì, è il segno zodiacale, perché si spostano durante l'anno. Quello che era medievale, ora hanno le date un po' diverse. Puoi spostare e guardare l'altro, Nicholas? Spostarlo un pochino? Ancora? 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 Ecco, bravo. Qui c'è un contadino che è in ottobre adesso, questo per il mese di ottobre, che sta pigiando l'uva. Allora, questi sono, ero come ho detto, inserito in tanti libri che, soprattutto per religiosi, ma non solo, c'era qualcuno che sapeva leggere e scrivere. E potevano leggere. Comunque, questi disegni rendono questo calendario un po' più piacevole vedere e per chi ha un po' di difficoltà a leggere, almeno l'immagine possono riconoscere, sanno che questo lavoro si faceva nel mese di ottobre. Va bene? Allora, questo calendario che voi vedete, due pagine, si trova nella Biblioteca Laurenziana, Medicea Laurenziana a Firenze e sono andata anche a vederlo. E ho potuto sfogliarlo, ma non toccare le pagine, erano coperte di cellofano. Si dice cellofano? Ce lo E, fanno. sì, non potevo fotografare perché non veniva bene. Comunque, l'ho toccato questo libro con le mie mani, è fatto molto piacere. Allora, questo è un tipico calendario liturgico. Segno zodiacale, una figura di un contadino che fa un lavoro agricolo adatto per quel mese, e poi tutti gli elenchi degli appuntamenti religiosi per ricordare al lettore i suoi doveri religiosi. Va bene. Allora, quello che è successo all'inizio del XII secolo è che queste figure del calendario liturgico, che è stato formato in tradizione per secoli, bisogna ricordarsi, perché hanno cominciato a fare questi proprio dall'inizio della creazione dei monasteri, allora nel VI secolo d.C. E poi si è formata una specie di tradizione. E poi nell'inizio del 11, no, sì, del 1100
hanno fatto un salto alle chiese, hanno cominciato a apparire nelle chiese. Ora, questo si può anche chiedersi, come mai prima non c'erano, come mai sono arrivati in quel periodo? Era un periodo dopo il millennio di una prosperità crescente della popolazione, dopo i secoli bui, diciamo, delle invasioni barbariche, poi le cose cominciavano a calmarsi, non c'erano più incursioni, il commercio cominciava a fiorire insieme con l'artigianato, i comuni cominciavano a formarsi e costruivano edifici, palazzi per il governo, e poi era il periodo quando ci sono la creazione, la costruzione di queste splendide chiese romaniche che abbiamo in tutto il paese, ma particolarmente nel centro-nord, direi. Allora, è un periodo di boom e la popolazione ha aumentato in queste condizioni migliori e il contadino ha dovuto sfamare molte più bocche, aveva un ruolo ancora più importante in questa società. Allora, la Chiesa ha pensato forse di regolare un pochino a questi contadini, cioè di rivalutare il loro lavoro, perché il lavoro manuale era considerato un po' una punizione, lo dice anche Dio nella Genesi, era punizione per il peccato di Adamo. Ora cominciavano a presentare un po' in modo diverso. Sì, una punizione, però nobilitante, e quello che era molto importante era una strada verso la salvazione. Questo è molto importante perché tutti credevano veramente nell'inferno. Allora era un modo di un pochino ringraziare la popolazione contadina, lasciandoli entrare nelle chiese. È una cosa molto strana, io trovo molto quasi coraggiosa fare questo, perché sai, nelle chiese prima c'erano le statue o affreschi di santi, profeti, discepoli, Cristo, eccetera, angeli, e finalmente sono entrati anche questi contadini, che per 2 secoli, poi dopo non lo so. Potremmo parlare di una sorta di presa di coscienza collettiva del valore dell'agricoltura, forse in qualche modo instillato anche da alcuni progressi in ambito agricolo. Loro hanno fatto molte innovazioni in quel periodo, che c'erano già introdotti anche qualche secolo prima, ma sa, con la situazione caotica che c'è stato. In questo caso, per esempio, hanno creato un aratro che invece di essere di legno era di ferro, andava un po' più profondamente, e hanno potuto ingrandire la zona proprio coltivata. E poi la cosa più importante di tutto è che hanno usato il metodo della rotazione triennale. Qui possiamo vedere l'aratro. Sì, ecco, bravo, questo è del 1000, questo qui, questa fotografia. Sì. Allora c'è stato un aumento di produzione del cibo e con questo sistema non si impoveriva il suolo, allora era un sistema molto intelligente. Intanto c'era, in tutto questo periodo c'era un boom, bene, si può usare una parola inglese. Allora, a questo punto vorrei fare vedere, perché voglio far vedere anche parecchie immagini, quello di Arezzo, il ciclo di mesi di Arezzo. E questo puoi guardare in pagina 20. Si vede la chiesa dove si trova questo ciclo. Sì, un attimo, Lo eccolo. vedo. Eccolo qua. Ecco, bravo, bravo. Ora, io ero ad Arezzo per andare verso il Duomo. Per andare al Duomo si passa questa bellissima chiesa romanica con queste tre loggiate, è una cosa unica, veramente, bellissima.
ero già andata, ho già visto questa chiesa, sono andata anche dentro perché ci sono cose interessanti anche dentro. E ho visto due persone, una coppia, che stavano fuori con la porta centrale. Ci sono tre porte, ora qui si vede soltanto quello centrale, e stavano gesticolando con la mano qualcosa sopra le loro teste. Io non ho visto niente, perché da fuori, non si vede quello che c'è sotto quell'arco che si vede là sopra la porta. Ecco, si comincia a vedere perché tu hai ingrandito, però non si vede bene. Se non Non sai. si nota, no, 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 è Sì, vero. va benissimo, va benissimo. Anche perché l'ingresso poi è laterale, no? Non è lì. Sì, questa porta centrale, come in molte chiese, è aperta soltanto in certe occasioni, è una porta sempre chiusa. Io, come ho detto, avevo già visto questa chiesa 2 o 3 volte, non ho mai notato che lì sotto quell'arco c'è un ciclo di mesi. Vedendo queste 2 persone, ero curiosa per vedere quello che guardavano e ho visto proprio un ciclo di mesi. E non sapevo cos'era un ciclo di mesi, non avevo mai sentito parlare di questo, però era molto evidente perché c'erano queste 12 statuette e sopra ciascuno era scritto in latino: questo è gennaio, questo è febbraio, questo è marzo, eccetera. E allora sono stata lì a guardare, non tutte le figure capivo, qualche volta non erano proprio contadini e ho voluto sapere qualcosa di più. Sono rimasta, forse perché ho avuto, come detto Nicolas, che ho scritto un libro su contadini e qui vedo questi contadini del 200, ho scoperto dopo, sono del 200. Ora guardiamo una alla volta, perché poi possiamo fare confronto con altri cicli. A destra, lì, questo sul registro inferiore, a destra c'è una figura, se voi guardate bene, a 2 teste. E questo è Janus, è un dio romano, non di origine greca come tanti dio, è anche un dio quasi domestico, perché lui può guardare fuori la porta e anche dentro la porta, dentro nella casa, una specie di protettore si può dire. È anche il dio delle transizioni, transizione anche da un anno a un altro. Quello che mi piace in questo dio, si sa che è un dio perché ha i vestiti colorati, i contadini non avevano mai le cose colorate perché costavano di più, però ha un'aria molto gioviale, sembra quasi ci offre da bere. E se riesci a vedere i suoi piedi, i piedi, ecco bravo, no, 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 così sta portando zoccoli. A me piace molto il concetto di un dio che porta zoccoli, è un dio contadino, diciamo. Guardiamo tutta la figura adesso, Nicola. Sì. No, non vedo la. Ecco, così. Ti arriva in ritardo l'immagine, per quello sembra. Ok, va bene. No, no, ok, no, no, sono paziente. C'erano 2 elementi in più su questa figura che sembra un contadino nella sua Toscana, nella sua cucina. C'è la pentola che con le fiamme si evidenzia che si sta facendo una bella zuppa di pane, qualcosa del genere, e sopra ci sono le salsicce a seccare. E questo si trova sempre, anche dal nord, dal sud Italia, sempre pentola e salsicce, qualche volta qualche prosciutto. Ok, lasciamo Janus, noi vedremo altri 2 Janus in questo discorso che faccio. Il febbraio è il mese, praticamente si prepara per la stagione lavorativa. Questo giovane sta facendo forse il manico di qualche cesto, non è molto chiaro quello che ha. Ha una ronca nella mano, però nell'altra mano ha un pezzo di legno che forse sta facendo qualche cosa. Comunque, era il mese, si prepara per
per la stagione, anche tagliando per esempio le canne, tante volte si trova questo. Poi abbiamo la figura che non è un contadino, è un personaggio un po' misterioso, non si sa da dove viene, si chiama Marcius Conator. Lui sta soffiando su questo corno, è vestito con ha un abito molto caldo, si vede che la stagione è ancora fredda. Notate i suoi capelli, ora sembra un cappello, ma quello che è veramente sono i capelli arruffati, perché lui rappresenta il 20 della stagione. Marzo può essere un mese proprio ventoso, abbiamo anche adesso un vento che si chiama l'Aretino, un vento dall'est molto freddo, e lui spesso è un po' minaccioso, perché marzo è il mese di influenze maligne. Ma in questo caso lui è abbastanza affabile, come tutte queste figure. In questo ciclo di mesi quasi tutti stanno sorridendo e questa è una cosa rara. Non ho visto un altro ciclo dove ci sono tanti sorrisi. E a me piace pensare che questi sì, sono contadini toscani che hanno sempre un senso di umorismo. Ora andiamo al prossimo, Nicolas. Questo Marcius Conato lo vedremo altrove. Ecco, ora siamo, se si può fare un po' più grande. Ecco, ok, va bene. Questo, ecco, basta così. Questo a destra è un giovane nobile. Si sa che è nobile perché ha vestiti colorati. E lui, con la roba che ha in mano, perché in una mano c'ha un ramo fiorito e l'altra mano c'ha una frutta. La frutta in aprile non c'è veramente, però diciamo è una frutta simbolica. Questo è in quasi tutti i cicli e probabilmente viene dall'antichità questa figura. Un giovane che rappresenta la primavera. E con sempre con fiori o frutti in mano. Accanto a lui c'è un altro giovane che va alla guerra. Questo è quello di maggio. Non c'è scritto sopra il mese perché non c'è spazio, chiaramente. E questo qui si vede abbastanza allegro, sta andando a fare una battaglia. Forse per suo signore feudale o forse per suo comune. Notate che però c'è un cavallo nero, ora che rappresenta la morte, naturalmente. Maggio è il mese quando cominciavano a partire gli eserciti per fare la guerra, perché è meglio non fare la guerra d'inverno, come tristemente abbiamo visto in Ucraina. Che con la neve deve essere molto più difficile. E di solito questo mese è rappresentato da uno a cavallo, sempre un nobile, un contadino, non ha un cavallo da sella. Qualche volta ha un falco sul polso, allora va a fare la caccia, e qualche volta ha dei fiori in mano, perché va a portare fiori alla sua dama, non alla sua moglie, alla sua dama, secondo la tradizione del dolce stil nuovo. Va bene? Poi abbiamo Nicolas, un'altra figura accanto a Maggio. Sì, c'è un contadino. Ecco. Ora qui manca il suo arnese, si capisce che forse ha preso qualche sassata questa raffigurazione, ma è chiaro che sta tagliando il grano, si vede il grano lì anche in piedi, e lui, notate, ha i piedi nudi. Infatti, da ora fino a settembre, il contadino non porta le scarpe, non portava le scarpe, so dalla mia esperienza parlando con Pietro, che loro toglievano le scarpe nel mese di marzo. Per non consumarli, per non consumarli. Voi avete forse visto il film L'odore delle zoccoli e forse sapete qualcosa
quanto era prezioso anche lo zoccolo, perché era di legno morbida, facile per lavorare, però si consumava. Allora, piedi nudi da marzo in poi, qui siamo in giugno, e poi andiamo in casa il prossimo. Sì. Ecco, bravo. Allora, dopo la mietitura c'è la battitura. Ora anche questo, siccome all'esterno dell'arco, questo qui ha perso il suo arnese. L'arnese era un correggiato, erano due bastoni legati insieme con pezzi di cuoio e batteva alla sua sinistra, quelli sono covoni. Che lui sta battendo con quell'arnese per separare il grano dal resto della pianta. Allora, la mietitura è quasi sempre seguito con la Specifico solo che qui partiamo da sinistra anziché da destra, no? Perché l'andamento in questo ciclo è, puoi utilizzare una bellissima espressione che hai scoperto con il ciclo dei mesi. Ah, allora, mi ricordo, non mi ricordo, Nicola. Allora lo vado a riguardare io nel libro. Sì, che quando il bue lavora la terra con l'aratro dietro, Bustrofedico. busto fetico, ecco, nella maniera del bue, cioè fa un solco, poi arriva in fondo al campo, gira e torna e fa un solco dall'altra parte. Cioè fa una, come si può dire? Una S, delle S, comunque un. Così, no, non mi viene a mano. Comunque, ustrofedico è proprio un termine che si usa anche per la scrittura. Allora, lì cosa sta facendo? Fa vedere Nicolas? L'ultimo, ecco, bravo. Lui sta battendo. Ora avete visto, abbiamo già dedicato tre cicli, c'è raffigurazione al pane praticamente, il grano e il pane, e ci sarà un altro quando lui deve seminare. Il pane era un elemento molto importante nella dieta di un contadino, ma era anche un elemento nella comunione, l'Eucaristia. Allora, è dato e non manca mai in questi cicli. Quello è il pane e poi c'è anche il vino, un altro elemento. Noi vediamo in mezzo lì il contadino che sta battendo questi cerchi intorno al barile per controllare che quando si mette il vino dentro non esce fuori per niente. Bisogna sempre controllare questi cerchi. Quella pianta che si vede dietro sembra quasi che nel barile, ma non lo è. È un fico, che è un simbolo della fertilità e anche è la frutta che ci c'è proprio nel mese di agosto. E poi accanto a questo abbiamo il contadino che sta cogliendo l'uva. Notate questo piccolo cuffia che lui porta sulla testa, così che non prende i tracci della vite dei suoi capelli. E notate anche questo bellissimo cesto di vimini sotto. Ecco, questo è molto bello, proprio realistico. Ora andiamo avanti al prossimo, l'ultimo gruppo. Ecco. A sinistra il contadino ora vestito per il freddo e siamo già in ottobre. Lui avrà già lavorato la terra con i buoi e ora lui con gli stivaletti, perché la terra è senz'altro umida, lui sta seminando, tiene la seme in una falda dei suoi vestiti e poi lo semina con movimento, si dice a spaglio, che sa, non posso fare vedere, però insomma è un movimento per spargere uniformemente l'assieme per terra. Poi, sempre un contadino, sempre contadini diversi in questo, un altro ciclo, è quasi sempre, sembra lo stesso uomo,
Qui sembrano chiaramente uomini diversi. Questo è un po' alto. E lui sta levando una rapa da loto. La rapa era un elemento molto importante nella dieta del contadino. Non solo il contadino, la cosa comida che si dava anche agli animali, le rape. Allora era molto utile come radice. E poi a destra abbiamo questo. Nicolas, vediamo, vai. Abbiamo il coraggio di vedere questa uccisione del maiale. Vabbè, fermati. Ok. Notate che è una cinta senese, una razza che tuttora c'è. Ora, questo non è veramente molto verosimile, devo dire, perché io ho visto tanti cicli, ho visti quasi 40 cicli. Io so come si fa col maiale, non si fa in questa maniera. Quello che si fa, prima si stordisce con la testa di una scure, poi dopo si appende mentre ancora è privo di sensi, e poi si taglia la gola e si fa venire fuori il sangue, il nocciolo, e poi dopo si smembra. Non si fa in questa maniera. Notate una cosa molto curiosa. Quelle tre colonnine dietro. Sembra una cosa strana, che siamo in una chiesa. Il fatto sta che tutte queste statue, tutte le altre statue, sono murate con la testa contro quella pietra con le iscrizioni. Qui c'è questo nocino, è quello che si occupa del maiale, lui è curvo, allora la testa non si può murare. Allora queste colonne hanno messo per rendere più stabile la statua, particolarmente quando stavano mettendo in posizione, perché sarà stata una cosa molto difficile. Ogni statua qui, ogni statuetta qui ha dietro una lastra e loro avranno dovuto portare su in alto questa lastra, anche molto pesante, insieme con la statua. Allora queste colonne sono per rendere stabile la figura. E questo era importante, il maiale, perché poi c'erano le salsicce, c'erano prosciutti, e, insomma, una mazzata una all'anno. Però bisogna dire, la dieta era, non mangiavano molta carne, allora. Probabilmente prevalentemente vegetariana, sicuramente, per Sì, necessità, non per chissà quale scelta etica, ma. la selvaggina era mangiato dai nobili. Infatti avevano una dieta meno sana del contadino, vabbè, il contadino doveva lavorare di più. Puoi Approfitto per. tornare indietro di questo, a vedere l'ultimo un'altra volta? Ecco, Sì. quello che volevo dire è questo, che qualche anno fa hanno fatto il restauro di questo ciclo di mesi perché era molto, molto sporco. Perché normalmente queste in pietra non sono nelle chiese, sono sulle facciate, sono sul protiro, un tipo di portico, e sono all'aria, che quando piove sono lavate dalla pioggia. Però la pioggia anche danneggia anche vernice, il colore. Allora, quando noi vediamo quasi tutti quelli che sono fuori sono all'aria aperta, sono pulite, però non hanno colore, avevano colore, ma non c'è più. Questo qui invece era molto sporco, hanno fatto una pulitura, finito 2008, e i restauratori hanno detto è rimasto 40 per, no, scusi, non 40, 90% del colore originale. E questo rende questa opera proprio unica, proprio nella storia dell'Europa, l'arte dell'Europa, perché normalmente non rimane il colore in questa maniera. Allora, questo è molto bello, il colore è molto dolce, tinte marroni. Possiamo ipotizzare che la sporcizia abbia aiutato in questo? Sì, ha protetto, questo è bellissimo. Ok, allora, questo. Quello che ho visto io, e quando l'ho visto sono rimasta
emozionata, devo dire, e invece di andare avanti verso il Duomo, sono tornata indietro, sono andata a una libreria e ho trovato un libro che mi poteva dire di più, che se riesco a far vedere, Nicholas mi ha detto devo tenere su. Aspetta un po' più giù. Giù, Giù. giù, 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 giù. Ferma, ecco, bene. Questo è un libro scritto da un arettino, Pierangelo Mazzeschi. Lui fa vedere tutte queste foto che ho fatto a voi, è stato fatto da Alessandro Benci, che è lui della sovrintendenza, e ha fatto soltanto una descrizione di questo ciclo, allora ho potuto leggere e Vuoi capire. togliere? Com'è? Vogliamo vedere te. Ecco, cosa dicevo? E c'è anche un altro ciclo di mese, descritto qui, è di Parma, che ho già detto è un ciclo molto importante. Ho studiato questo libro e poi ho pensato, io voglio andare a vedere quest'altro, quello di Parma. Vorrei tornare a quella coppia che mi ha fatto vedere che c'era qualcosa da vedere sotto quell'arco. Perché era possibile che forse non avrei mai visto questo ciclo di mese. L'ho visto per caso, perché c'era quella coppia. E forse non avrei nemmeno scritto il libro, chissà, forse l'avrei visto dopo, ma non lo so. Bene, Comunque. io prima di muoverci a Parma volevo solo annotare che il libro si trova su terranuovalibri.it/ciclo dei mesi e potete visualizzare un'anteprima del libro e lo potete acquistare con il 5% di sconto e senza spese di spedizione. Quindi se lo acquistate direttamente dalla casa editrice è un po' come acquistare le verdure dal contadino per restare in tema. E vorrei anche incoraggiare i commenti, visto che siamo in diretta, se c'è qualcuno, ora ci sono stati dei bei commenti. Maria Laura Cattinari ci scrive: che bello vedere figlio e madre collaborare, grazie. E un commento sulla copertina, sempre Maria Laura, bellissima copertina. E poi ci dice anche un Dio contadino, bellissimo. Quello che è interessante lì, una cosa volevo dire, oddio, ho perso il filo, non importa, c'è una cosa volevo Comunque, dire. quello che volevo anche mostrare è la caratteristica originale di questo libro, che ci muoviamo verso Parma e che c'è l'apertura di capitolo dedicata a Parma, ma anche a Modena, Ferrara e Argenta. Vedete, l'apertura di ogni capitolo di questo libro ha una mappa dove ci sono le ubicazioni dei cicli del capitolo e anche i mezzi pubblici necessari per andare a vederli. Questa è una caratteristica molto originale del libro, e anche se è necessario un binocolo, perché a volte, specie a Parma, le opere d'arte sono posizionate in maniera, diciamo, un po' scomoda, e quindi c'è bisogno di un. E la cosa bella anche è che ogni capitolo inizia con una nota biografica dell'autrice che ci mostra l'esperienza proprio di andare a visitare questi cicli, esperienza che in alcuni casi è stata anche un po' avventurosa. Quindi, nel raccontare la sua esperienza, Jenny invita gli altri, i lettori, a unirsi all'avventura. Sì, questo è stato molto comodo perché ci sono questi cicli nella Valle Padana abbastanza vicini l'uno all'altro. Io sono andata sì a Palma, ma prima ho visitato il Duomo di Modena. Se non l'avete visto, andate a vederlo. Per me è il più bello Duomo romanico sulla penisola. Io aggiungerei c'è un altro che è bellissimo, quello di Monreale in Sicilia, ma non è sulla penisola. Va Questo bene? stiamo vedendo ora, il Duomo di Modena. Sì. È bellissimo, è pieno di sculture, animali,
serene, c'è molta fantasia, è bello dentro e fuori. Tante volte la chiesa fuori è bellissima e dentro tu vedi forse dei cambiamenti fatti nel 500, nel 600, o qualche volta è stato barocchizzato, che è la parola che esiste. Va bene, allora sono andata, sì, prima a Modena, poi Parma, poi Ferrara. In altre occasioni sono andato a Lucca, ho cominciato a cercare tutti questi posti, perché dove c'erano i cicli. Io facevo questo modo, no? Che io mettevo il nome della città, fatto così con Roma, per esempio, ho messo il nome della città su internet, su Google, e poi il ciclo di mesi. E ho scoperto molti cicli di mesi in questa maniera. Anche Perugia c'è una bellissima fontana con delle sculture che dopo ne parlerò se ho tempo. Allora, io quando vado a giro a vedere cose che mi interessano, ho l'abitudine di descriverle, proprio mettere non su carta, diciamo, metto sul computer, perché non ho una buona memoria e scrivendo aiuta a sigillare proprio nella memoria la mia esperienza. E ho un amico a Firenze che è molto esperto in tutte le cose medievali e mandavo queste descrizioni a lui per la sua approvazione, diciamo. E si chiama lui Antonio. Antonio. Antonio, sì. E lui, dopo che ha ricevuto diverse di queste descrizioni, non mi ricordo esattamente a quale punto, ho detto, ma potresti scrivere un libro, fosse un tipo di compendio, perché no? Infatti non è mai stato fatto, allora questo mi ha dato l'idea. Io non sono accademico, ho fatto l'università, ma non sono un accademico della storia dell'arte. Mi piace molto, leggo molto, però non sono accademico. Però ho pensato, io forse preferisco scrivere non per accademici, ma per noi altri, cioè un libro divulgativo. Allora l'idea mi stava formando e che lui ha detto potresti fare anche un libro un po' anche di viaggio, perché tu hai, nelle queste descrizioni, hai descritto anche il viaggio o qualche volta persone che tu incontri durante queste avventure. Allora è stato Questo mi è stato ispirato a continuare. Ho continuato per 5 anni, perché lavoravo anche, non era, avevo anche il lavoro, ma con l'agriturismo l'inverno abbiamo parecchio tempo libero. Qual è il prossimo ciclo che andremo a visitare? Intanto un caro saluto da Verona, da Maurizio Spin, e poi abbiamo ad ascoltarci Lucia Solenni che ci dice: brava Jenny, ci siamo viste quando lo stavi pensando e raccogliendo il materiale. Molto interessante. Bene, bene. Ora vorrei fare vedere un altro ciclo con un po' meno particolare, ma attirare l'attenzione a uno che è molto importante, è questo di Palma, Nicolas, pagina 35. Allora, sì, volevo. Allora, qui c'è l'immagine del ciclo, cioè della struttura. Forse va detto a questo punto due parole sul fotografo che ti ha accompagnato. Questo sì, ma non l'ha fatto lui questa foto. Sì, questa foto qui no, ma quando andremo a vedere il ciclo, sì. Sì, io stavo per parlare di lui, ma parlo anche adesso volentieri. Io ho un agriturismo dove i ragazzi tuttora fanno così, vengono per fare vacanze a cavallo. Fanno cavallo che piace ai ragazzi e fanno l'inglese che piace ai genitori. Allora è una soluzione molto buona per accontentare tutti. E il padre di due ragazze che sono venuti dalla Maremma ha cominciato a chiacchierare con lui, io ho un po' l'abitudine per chiacchierare con tutti, e ha raccontato un po' il libro che stava facendo.
Però ho detto, io vorrei fare un libro con le foto, ma non sono veramente un fotografo, cioè qui bisogna fare le cose in modo serio, insomma. Ah, ha detto, io sono fotografo. Non sapevo prima. Sono fotografo perché lui fa il fotografo per la sovrintendenza di belle arti di Arezzo Siena, no, non Siena, sì, Arezzo Siena e Grosseto. Che lui si occupava soprattutto di reperti archeologici. Però, se vuole, posso venire con te, andiamo a fare delle foto. E ho fatto questa amicizia. Anche sono cascata dalle nuvole. Pensi un po', una persona si interessa a quello che stavo facendo, un fotografo, proprio che volevo, e io non sapevo che ero fotografo all'inizio, parlavo così. E infatti, nei prossimi 2 anni, da 2019 a 2017, spesso sono andato a vedere dei cicli con lui. Sono andato nel Triveneto, per esempio, siamo andati a Verona, a Padova. E siamo andati anche a Parma, che forse dovremmo Siamo cominciare a andati a scoprire. Parma, si sta per vedere una foto che ha fatto lui. Siamo andati anche a Otranto, abbiamo fatto un viaggio lungo che è stato un po' frustrante perché non si poteva vedere il ciclo dei mesi perché ho coperto con delle panche. Quindi la collaborazione con lui è stata molto preziosa. Assolutamente, perché poi cominciava a interessarsi veramente in questo libro e non solo mi ha dato delle bellissime foto, come voi vedete il libro, se avete uno di voi il libro. È perfetto. Ora sembra un po' vanità, ma non sono io che ho fatto le foto. Le fotografie sono belle. Poi, se io avevo delle foto, ho potuto ottenere delle foto, però bisognava correggerle un pochino. Lui, anche con Photoshop, è Sì. stato bellissimo. Io so che per Direi esempio, eh? dobbiamo proseguire per stare nei tempi, quindi io ti inviterei Ok. magari a muoversi verso Parma. E Va bene, allora come si andiamo. arriva a Parma col treno? Si Giustamente. arriva col treno, infatti è Modena e poi Parma e poi Ferrara, si può andare in quell'ordine. E Sì? la struttura è questa, giusto? Sì, a sinistra c'è la cattedrale, molto romanica di aspetto, quella a capanna si chiama, poi c'è il campanile che è stato fatto più tardi, e poi a destra c'è questo edificio un po' strano, che è il battistero. Questo è stato disegnato da Benedetto Antelmi, che era architetto e anche scultore. Da fuori ha tutto un aspetto romanico e dentro guardiamo la foto di Paolo, questa è l'unica foto in bianco e nero perché a lui piaceva, e questo è dentro il battistero. Se voi vedete in alto ci sono queste figure che sono il ciclo dei mesi. Ora, qui c'è un mistero che nessuno veramente sa il risposto, perché questo artista è morto più o meno 1230. Io penso, ci sono varie teorie, ma io penso che questi qui è disegnato per andare in un protiro, un po' sotto un arco, che il protiro è un tipo di portico davanti a una porta principale di una chiesa. E questi qui sono come quelli in Arezzo, hanno dietro una lastra, che sarebbe quello che si poteva murare in posizione. Però il portico non c'era, cioè questo protiro non c'era ancora. È stato fatto 50 anni dopo. E alcuni di questi sono accompagnati da un segno zodiacale. Noi guardiamo dopo, Nicolas, c'è uno. Altri non hanno un segno zodiacale e c'è una nicchia sotto. Se voi guardate quelli a sinistra, c'è una nicchia sotto dove c'è un segno zodiacale. E probabilmente è stato fatto dopo la morte dell'artista, perché non sono fatti veramente, veramente bene come gli altri.
Allora, sono rimasti lì. Io sempre faccio confronto con persone che stanno aspettando un autobus, perché poi sono lassù e rimangono su. Ultimamente hanno portato giù a piano terra, però era durante un anno culturale di Parma, però non so se sono tornati giù ancora. Era durante il periodo di lockdown e non ho potuto andare a vedere. Comunque, ora guardiamo questi. Ora, io ho un concetto di questo artista che non si sa niente del suo carattere, non c'è niente scritto. Però è una persona gentile, artistico naturalmente, pio, religioso e un po' aristocratico come gusti. Questo contadino sarebbe Marcus Conato. Qual è la differenza fra questo e quello che abbiamo visto lì in Arezzo? Qui è molto fine, ha ecco, l'espressione meditabondo, sembra che stia ascoltando la propria musica, non ha i capelli arruffati perché sono riccioli. Allora, e poi notate anche l'anatomia, molto morbida, molto idealizzato. È un ragazzo che sogna per me e non è proprio un ragazzo che rappresenta il vento. Guardiamo il prossimo, Nicolas, perché tutti, ecco, il prossimo, no? Ecco, ora abbiamo visto l'Arezzo, un guerriero. Qui non è un nobile uomo, basta vedere come è vestito. Questo per me, ora ho perso la gamba, ma questo sarà uno stalliere, non è un guerriero. E sta andando fuori a dare fieno per il suo cavallo. O non è il suo cavallo, quello del suo padrone, senz'altro. E c'è questa falce in mano. Era permesso di tagliare l'erba 1 metro da una strada. Quella metro di erba era tutti potevano prendere quando stavano viaggiando. E questo è molto dolce. Il guerriero a lui non è piaciuto. Questa è la mia idea. Prossimo. Prossimo. Ah. Qui abbiamo questo classico di uno che sta tagliando, mietendo il grano, è molto bello. Notate la sua espressione, non sorride, non è triste, mi sembra solenne, è come se fosse occupato con qualche rito religioso. Infatti, c'è questo ciclo di mesi ha un significato religioso, come abbiamo visto il fatto che sono entrate nelle chiese. Molto, molto bello. Anche quello accanto c'è la vendemmia. Ancora, ecco, ecco, bene. E lì notate la cuffia. La cuffia c'è anche qui. Mettevano per proteggere i capelli, che fossero i capelli un po' più lunghi dal tralci della vite. E guardate sotto, qui c'è un segno zodiacale. Ecco, Libra, Libra. E questo ci sono i quattro di questi qui, capito? È un'opera non finita. Andiamo al prossimo, che mi piace molto. Ecco, puoi ingrandire un pochino? Sì. Però non si vede molto bene la parte sotto, ma ecco, va bene così. Ora voi vedete qui c'è questa presentazione frontale, che non è comune, di solito non è così. Lui sta accanto al fuoco, sta meditando, si vede, è una persona anziana. E si sa che c'è fuoco perché sta alzando un pochino la gonna per poter riscaldare meglio le gambe. Questo mi piace molto. Però una cosa che voi non vedete qui, si vede un vecchio, però dietro quella testa c'è un'altra testa, una testa più piccola, e questo è Janus.
mai questo artista, Ben Tellamy, non si vede la testa, ma c'è, vi assicuro, forse si vede qualche cosa, sì. Come mai l'ha fatto in modo che non si vede la testa? La mia opinione è che non le piace avere una figura pagana in una chiesa. Questa è la mia idea. Perché l'unico modo di nascondere quell'altra testa è presentare in questa maniera e tutti gli altri non sono presentati in questa maniera. Ora, un'ultima cosa che non c'è non c'è la figura è che per dicembre, che sarebbe normalmente l'uccisione del maiale, 9 su 10 hanno l'uccisione del maiale, lui non c'è qui, è uno che sta portando la legna per il fuoco. Come mai? Ora, il maiale, animale sporco, cioè considerato essere un po' sporco, è anche un simbolo della lussuria. Allora, forse questo dolce scultore raffinato ha preferito non seguire il costume e non ha messo un maiale nel suo ciclo. È interessante, perché praticamente mi sembra l'unico, forse c'è un altro solo dove non c'è maiale, ma normalmente c'è sempre il maiale, non c'era imbarazzo per l'uccisione, perché era una cosa che tutti accettavano. Va bene, allora. Ti segnalo che siamo a un'ora di trasmissione, quindi andiamo avanti Roma, con Roma. 174. Allora, datemi un attimo che devo arrivarci, intanto puoi introdurre l'argomento se vuoi. Sì, Roma, la prima fotografia che voi vedete qua è il monastero dei Santi Quattro Coronati. Questi santi erano delle fosse leggendarie. Non è sicuro, erano coronati non perché erano re, perché erano martiri. La corona rappresenta il martirio. Comunque, questa chiesa, la chiesa dei Santi Quattro Coronati, era dedicata a questi quattro cristiani che lavoravano in una maniera, non so, non mi ricordo, dove ora c'è Croazia. E sono stati mandati, ammazzati proprio da Diocleziano durante le persecuzioni dei cristiani. Prima che Comunque. entriamo nella chiesa faccio due saluti. Allora, meravigliosa Jenny, bellissimo libro da Andrea Roselletti e Alessandra Ballestri da Bologna. Ciao Jenny, ti stiamo Ah, seguendo ciao alla tua Alessandra. conferenza. Sì, ciao Alessandra. Questa è una foto qui dove Paolo è stato molto bravo, perché ho avuto difficoltà a trovare una buona foto di questo monastero. E poi ho trovato una foto, la guida che ho fatto amicizia, la guida quando ho fatto la visita a questo monastero, la guida, mi ha mandato una foto, questo qui, però c'erano quattro vespe fuori il monastero. E anche la coperta del bidone su quel muretto. Paolo, come si fa? Lui ha tolto ogni traccia di queste quattro vespe che non andava bene, so, davanti al monastero del 1100. No, l'ha fatto con Photoshop o l'ha fatto con una fiamma ossidrica? Penso Photoshop, sì. Poi le Non li ha vespe. rimossi fisicamente mentre era lì. Ha fatto molte cose simili, lui ha fatto queste. Sai quando si fa una chiesa? Quando si fa una chiesa, Quando si fotografa una chiesa. quando si fotografa una chiesa, quando vede la foto, vede così, ecco, così, i muri non vengono bene. Paolo riesce a drizzare i muri. Fa così, sì, no, è incredibile, ha fatto delle bellissime cose. Comunque. Andiamo a scoprire l'interno perché è veramente affascinante e ci mostra anche la grande varietà stilistica di questi cicli. Andiamo alla prossima foto.
questa? sì, questa foto. Questo, no, abbassi un pochino se vede le porte. Questo ti dà l'idea di quanto è grande vedendo le porte, perché le porte sembrano molto piccole. È un'aula gotica, parte del complesso di questo monastero. Ora ci sono delle suore in questo monastero, sono in clausura, allora non si vedono. E questa aula dopo loro usavano come stireria, ma prima è stato costruito da un cardinale, Stefano Conti, molto vicino al Papa. Qui siamo nel 200, era per avvenimenti non religiosi come l'amministrazione della giustizia, per ricevimenti, per banchetti, era per l'uso di questo cardinale. E ci sono tanti affreschi. Dalla parte più bassa, no, ma tutta la parte superiore ci sono affreschi meravigliosi. Poi l'aula si chiama l'aula gotica, già una cosa rara per Roma. Poi è successo, è andato un po' in disuso, il Papa è andato a vivere a Avignon e questo è stato abbandonato. Poi nel 1349 c'era un terremoto terribile nell'Appennino, ha fatto molto danno anche a edifici romani ancora rimasti lì a Roma. È stato un disastro. L'ha descritto Petrarca a qualche parte, questo terremoto. E allora è crollato un po' dell'intonaco, se noi vedremo, un po' sciupato questi affreschi. E poi nessuno dava molta importanza a questi affreschi e hanno coperto di calce. Si copriva anche di calce anche per sanificare. Era un modo per sanificare ambienti. Ogni tanto c'era la peste in queste città, perciò probabilmente hanno fatto diversi strati di calce nascondendo tutti questi affreschi. Poi hanno cominciato a restaurare in genere questo edificio perché è tutto un po' fatiscente e hanno scoperto questi affreschi. Questo 1996 è stata una scoperta che ha fatto un grande impatto proprio sul mondo dell'arte, proprio perché c'erano tanti 350 metri quadri di affresco. Quindi Originalmente direi cominciamo a scoprirli questi. Direi ripartire con. sì. Ora, hanno levato, hanno messo diversi anni per pulire e finalmente è stato aperto al pubblico, però con poche visite, 2 al mese, e bisognava portare vestiti idonei per entrare nel monastero, e soltanto piccoli gruppi. Io sono stata, credo, fra i primi. E sono meravigliosi. Anche in questo caso, nell'altro caso era lo sporco, questa volta era questo intonaco, ha protetto questi affreschi. I colori, notate dove ci sono i colori, vedete a sinistra c'è una parte dove è andato via l'intonaco, si vede, ma vedi questo colore intenso dietro queste figure? È fatto con un minerale che si chiama azzurite, è un colore fortissimo che normalmente tende a venire via negli affreschi perché è applicato a secco e di solito dopo qualche secolo cade, in questo caso è rimasto. Questa figura, ora questo è bellissimo, avete già visto due Janus, quello Janus contadino, come ho detto. Questo non è un contadino, questo sembra un imperatore, no? Questo qui, guarda l'espressione, trifronte, notate che è trifronte, come nella Trinità, per esempio, sì, è sconcertante, no? Questo qui, questa faccia che ti guarda, io lo trovo, è da avere, non mi rimane la notte, insomma. Notate, allora lui è una divinità, chiaramente, non è come quello di adesso.
c'è due selve che offrono senz'altro la carne di maiale. Notate una cosa bellissima, dietro quel servo a sinistra ci sono tutte le salsicce, guardate sopra un ratto, questo non è un topolino, questo è un ratto che sta adocchiando questo prosciutto. Questo mi piace molto, un tocco di umorismo che si trova spesso nell'arte medievale, molto molto. Allora, questo è l'altro Janus. Abbiamo già visto due e questo è diverso. E se c'è tempo alla fine di questo mio discorso, c'è un altro Janus che di nuovo è molto diverso. Notate l'albero qui. Questi alberi sono stupendi, mi piace, sembrano coperti di C'è gioielli. un qualcosa di molto moderno, no? In Sì, questo dipinto. infatti, loro hanno riconosciuto da questi alberi l'artista, perché c'è non tanto lontano da Roma, mi sembra c'è Agnani e c'è una cattedrale dove c'è la cripta, tutto affrescato. Non l'ho visto, però ho visto le fotografie e anche lì c'erano alberi in questo stile. Allora lui si chiama, siccome ha il nome, il terzo maestro, e lui avrà dipinto questa aula gotica. Anche in questa stessa foto, vediamo febbraio, Nicolas, guardi un po', abbassare un po', e c'è febbraio, c'è un vecchio che sta portando una vite. Questo è febbraio, un po' presto nella stagione, ma insomma c'è lì. E guardate anche la decorazione intorno a questo affresco, vedi là, è un'arte superiore, questo è del 200 questo, 200. Influenzato facilmente dall'arte romana antica, penso. Andiamo un altro. Ecco, questo è molto interessante perché questo è stato ispirato da una statua che si trova ora nel Museo Vaticani del dio Pan che leva una spina dal piede di un satiro. E lì c'è quella donna, non si vede qui forse, ma sta tenendo in aria la spina che è andata nel piede di questo giovane, che lui ha una questione molto sofferente, perché la spina rappresenta negli scritti devozionali il peccato. Elevarsi un peccato, qualche peccato che possiamo avere, è un procedimento un po' penoso, guarda la sua espressione. E guardate l'albero, incredibile quest'albero, sembra Liberty o qualcosa del genere, è Un incredibile. marziano. Sì, sembrano A funghi, proposito di Marte. sembrano funghi. Ok, avanti, rapidamente vediamo questi qui perché vale la pena di vederli. Questo non l'avevo messo, ma è bello, c'è uno che sta portando il sole, ma sembra vestito da francescano, e questo rappresenta il mese di giugno, mi sembra, no, maggio. E due ragazzini lassù sull'albero, senz'altro sono i gemelli, stanno andando a rubare ciliegie, stanno prendendo ciliegie. Quindi c'è spesso il riferimento allo zodiaco. Sì, certo. Penso di sì, perché si vedono sempre queste ragazzine dappertutto. Questo è anche molto bello, quello che è in mezzo, sembra, se si guarda così, sembra un'arancia in mezzo. Però guardando da vicino, guarda vicino, ci sono le spighe. Loro stanno, quello a destra sta con quell'arnese che ha nelle mani. Sta battendo le spighe per separare il grano dal resto, sembra un'arancia. E quella a sinistra c'è questa forca di legno che sta spostando i covoni, col vecchio dietro che sta dirigendo i lavori. Anche questo è molto molto bello, a me piace questa arancia. E poi l'ultimo per ora è questo, ci sono 12, è completo, questo è stupendo perché a destra c'è quello che coglie l'uva, di nuovo quell'albero, quello
in mezzo, sta puntando nella bigancia, l'uva a quello a sinistra che sta pigiando l'uva del tino. Ma è una composizione, è tanto bello. E poi ci sono sopra questi genietti che sono. Poi questo è senza danni per niente, è un'ottima condizione. Vale la pena. Ora, per via di Covid, il posto non è aperto, però forse in futuro sarà possibile. E vale la pena. È soltanto 5 minuti dal Colosseo. E nessuno, anche i romani, non sanno dell'esistenza di questo. È una cosa incredibile. Allora, dove siamo? Allora, io ho continuato a girare col treno a piedi. Canton Ticino sono andato a vedere, ho dovuto andare su per funivia per arrivare alla chiesa. E poi a piedi, cosa molto bella del Canton Ticino, vedere, ho visto delle bellissime chiese. Allora, quando stavo per finire, Paolo ha cominciato a fare qualche esplorazione, se si può, lui conosceva qualcuno nella editoria, però non erano interessati. Era un periodo per chi fa libri, come sa bene anche Nicholas, non è un momento molto facile per vendere libri, e non si vuole correre rischi. Un libro come avrei fatto io, so che costa parecchio fare perché sono molte fotografie. E Paolo non ha trovato nessuno, che no, e poi non sono nessuno, non sono accademico e non sono nessuno e non hanno dato importanza. E Paolo mi ha detto: sai cosa bisogna fare? Bisogna cercare qualcuno che qualche storico dell'arte che potrebbe forse fare la prefazione a questo libro. Tu conosci qualcuno? Io ho pensato, ma io, storico dell'arte, veramente, non credo. Ah, 40 anni fa veniva una coppia da Firenze, un giovane professore e sua fidanzata, che poi è diventata la moglie. E venivano molto spesso, molto simpatico, molto dolce come persona. E ha fatto anche una cista nel Chianti di 5 giorni, è stato, non era un grande cavaliere, però una bella persona. E poi, sa, lui si è spostato da Firenze, è andato ad abitare a Pisa e ho perso di vista. L'ho visto un paio di volte a riunione, ma c'era tanta gente, mi sono, era un po' intimidita. Non ho fatto un approccio. Poi è diventato molto famoso, è diventato uno dei più conosciuti storici dell'arte, archeologo anche, ha scritto molti libri, ha lavorato anche in America. L'abbiamo già menzionato? Com'è? Abbiamo già menzionato chi è? No, ancora no, ancora no, poi ci arrivo. È stato anche candidato a un certo momento, non in queste ultime elezioni, per essere Presidente della Repubblica, una persona importante, Salvatore Setis. Ora, forse se a voi non interessa particolarmente l'arte, forse non conoscete questo nome, ma nell'ambiente accademico e anche politico è molto conosciuto, ha 80 anni adesso, un grande uomo. E io sono stata molto sfacciata. Io gli ho scritto chiedendo se mi poteva fare la prefazione per il mio libro, e avevo quasi finito di farlo. E lui, e l'ho dato del tu, ho dato del tu a lui, che ormai era un uomo importante, no? E lui mi ha scritto dando del tu, molto molto gentile. Dice, mi mandi le bozze e poi, se mai, ti posso fare mezza pagina di prefazione. Ha capito bene il mio motivo, perché era un aiuto avere il suo nome, soprattutto sul libro. Allora, questo ho fatto, ho mandato le bozze, poi anche quando abbiamo aggiunto anche le foto,
E lui è piaciuto, lui è un grande accademico, però lui ha capito che specie di libro era divulgativo, poteva anche fare qualche battuta, ridere un pochino, perché tanto non ho dignità, non c'è il problema. E lui ha detto proprio così, mi ricordo, è uno stile inconsueto in Italia, tanto più ragione per pubblicarlo. E mi ha fatto una prefazione di 4 pagine. No, Incredibile. davvero una bella prefazione, sì. E, Sì, ma è un, è come abbiamo avuto anche un incontro in questa sede con lui quando abbiamo presentato il libro appena uscito. E, Jenny, ci stiamo avviando alla conclusione dell'incontro perché verso quest'ora le sempre. persone cominciano a avvicinarsi ai fornelli, quindi dobbiamo. Sì. Però ecco, proprio perché si avvicinano ai fornelli, potrebbe essere il momento giusto per gli Mi assaggini. dai, posso dire qualche cosa? No, no, Perché posso dire ma qualcosa? concludo io, concludo io. No, io E, voglio concludere. sì, no, voglio concludere quello che stavo dicendo io. Ok, vai. Proprio perché le persone si stanno avvicinando ai fornelli e tu hai preparato quello che hai chiamato degli assaggini, no? Quindi potremo, ecco, fare un aperitivo culturale di preparazione della cena di stasera. Sì? Abbiamo tempo per farlo? Sì. Dico soltanto questa frase, una frase. Un altro colpo di fortuna avere un figlio che è un editore. Perché lui questo libro sull'arte, sui viaggi, ha pubblicato in una casa, casa editrice dedicato all'ecologia. E lui può anche dire perché. Ha Sì, passato. c'è sicuramente un'ecologia ante litteram nel ciclo dei mesi, no? La valorizzazione dei cicli della natura, la valorizzazione del rapporto tra l'essere umano e la natura e anche un rapporto col tempo che secondo me oggi va ripreso, no? Perché poi il ciclo dei mesi dà anche in alcune rappresentazioni, per esempio quella di Aosta, è proprio una mappatura del tempo e della sua ciclicità, no? Che ha un qualche cosa di sacro, non è solo una rappresentazione letterale. Più ecologico di un contadino medievale. E infatti. Allora possiamo fare qualche assaggino, poi Nicolas tu mi fermi perché io ho un problema quando comincio a chiacchierare, parlo troppo. Possiamo guardare la Cattedrale di Aosta, pagina 134. Ok. Prima è la cattedrale perché è l'unica foto che ho fatto io, va bene? Lo vedono? Sì. No. Questo, la Questa. cattedrale di Aosta, sono andata nel mese di marzo, voi vedete la neve abbastanza basso, è la foto che ho fatto con il mio telefonino, non è male, vero? È una Non è male. città stupenda, voi vedete a sinistra quello che rimane del forno, perché era una città romana, un tipo di roccaforte dell'impero. Tenendo a bada quelli terribili celtici, e lì dietro c'è la cattedrale. Prossima figura, per favore. Ecco, questo ho voluto mettere perché è una cosa unica. Questo è dietro l'altare e il coro, sui lati a sinistra e a destra ci sono gli stalli dei monaci quando erano in chiesa. Qui abbiamo in mezzo Cristo e anche Annus, vuol dire che rappresenta anche l'anno, però chiaramente è Cristo perché c'è l'aureola, tiene in mano la luna e il sole, allora governa l'universo, e ha tutto intorno un medaglione circolare. Ora vediamo un po' di più, Nicolas. Vediamo un po' di più, ecco. Tutto intorno a lui ci sono questi piccoli tondi, ciascuno con uno dei cicli dei mesi, uno carattere del mese. E questo dà l'idea, intorno a quelli, a loro c'è un altro cerchio, un altro medaglione.
questa serie di cose tonde e riflette la ciclicità dell'anno. Abbiamo parlato di questo prima. L'anno è come la grande ruota che gira e appena che ha fatto un giro comincia un altro. E sembra poi un tappeto. Questo è in ottime condizioni, è stupendo. Io sono andato lì con Paolo, non ha fatto queste foto, abbiamo trovato. Sono andato lì con Paolo dietro l'altare perché volevo fare le fotografie. Volevo uno di me davanti a questo tappeto, no? Bellissimo. È saltato fuori un custode. Non si può andare dietro l'altare, non si può andare lì. E arrabbiatissimo, Paolo è molto diplomatico, è riuscito a lasciare fare qualche foto, perché altrimenti si può guardare queste cose qui dall'altra parte, però hai Cristo sotto sopra, che mi sembra molto rispettoso. Va bene? Ora guardiamo il prossimo, Nicolas, perché qui c'è Gennaio di Aosta, è un altro Janus, ecco questo qui. Questa è molto arte, molto primitiva, però molto piacevole per me, perché c'è il fondo chiaro e poi queste figure che c'è il risalto contro questo bianco. Qui c'è Janus che chiude un anno e apre un altro di fronte, come vedete. E questo non ho visto altri in questa maniera, che lui, Dio, come abbiamo detto, delle transizioni da un anno all'altro, e questo l'unico ho visto così. Forse c'è in pergamena, però non ho visto un mosaico in questa maniera. Dimmi quando devo finire, Nicolas. È difficile per me perché non so quale scegliere. Io Guardiamo. sto seguendo la tua guida. Andremo ora a Lucca, giusto? Sì, febbraio di Luca, sì, ok. Questo è nel Duomo dedicato a San Martino, a Luca, e questo sul muro esterno, ma sull'atrio, atrio. E questo è interessante perché per febbraio c'è un pescatore. Io ho parlato con un pescatore e lui dice, ma il febbraio non è adatto, il febbraio per pescare, bisogna aspettare che è un po' più caldo. Ma siccome c'è qui, in questi cicli qui, c'è l'influenza dell'arte bizantina. Ora, voi sapete che Costantinopoli, che era una volta Bizantium, è molto più all'est, cioè l'impero bizantino aveva molto terra che ora è, poi dopo è diventato musulmano. Però poi era parte dell'impero bizantino, posti come Siria, per esempio, e qui si poteva fare la pesca. Allora qui abbiamo uno che pesca. Notate, sopra a destra c'è un pesce, si vede un pesce solo, normalmente sono due pesci. Io mi immagino che si vede uno solo, vero? Normalmente sono due. Forse l'ha già mangiato l'altro, non lo so. O l'altro lo sta pescando, non so. E questo, ci sono 3-4 cicli dove c'è un pescatore per febbraio. Volevo fare vedere questo, che non sono tutti uguali, capito? E questo dimostra. Abbiamo già visto 4 Janus, abbiamo visto, non c'è uno come un altro. Quello che hanno questi artisti sono molto creativi. Ah, qui abbiamo qualcuno che ha appeso il maiale e quello che è bello è che quelle gocce, che sarebbero gocce di sangue, ma sono fatte di marmo. Allora è un po' meno, Cruento. sì, meno cruento. Piuttosto cruento lo stesso. Sì. Possiamo vedere un altro, Nicolas? Sì, allora, nel Questo 93, giusto? 62, pagina 62? Ok. 62. Questo è molto interessante. Ma questo è 62. Ah no, 60, ok. Non ho la numerazione. Prossimo, prossimo ora.
Questo. Dove c'era stato, ecco, bravo. Ora, questo è lo spinario. Abbiamo già visto uno spinario, ma questo è quello più conosciuto. Questo è un ragazzino che sta levando una spina dal piede. Questa è una statua greca di bronzo del primo, il secolo prima di Cristo, molto ammirato per la naturalezza, questo ragazzino elevando questo spino. Allora, questo ragazzino stava a un paese che si chiama Vitocchiano, ancora c'è, vicino a Viterbo, e le persone del posto hanno sentito che gli Etruschi volevano fare un attacco a sorpresa a Roma. E hanno mandato questo ragazzino, un pastorello, per avvisare il Senato. Lui è abituato a camminare piedi nudi, come tanti ragazzi. Poi sulla strada gli è venuta una spina nel piede. Ma sapendo che era molto importante questo messaggio che portava la questione di una minaccia imminente, ha continuato a correre con la spina nel piede. Ha portato il messaggio e poi dopo, solo dopo, poteva levarsi la spina. Perché c'è qui? C'è perché il suo nome era Gnaeus Martius e sta rappresentando il mese di marzo. E ci sono anche altri due o tre di questo ragazzo levando questo qui. A sinistra è un po' difficile vedere, ma a destra vede che c'è un ragazzo con la testa un po' dalla parte, sta tirando su una gamba sopra l'altra gamba, la mano l'ha perso. Probabilmente lui stava cercando anche lui di levare la spina. Questo è della prima metà del XII secolo. Questa cosa è una fontana, non è più una fontana, e era fuori prima perché era fuori. Per i fedeli di lavarsi le mani e la faccia prima di entrare in chiesa. Allora è molto consumata e c'è tutta la storia lunga di questa fontana che non la compro adesso, ma è interessante perché ha avuto tante avventure. Un Qualche altro? altro assaggio? Se salto qualche cosa potrei fare, per esempio, ecco, 28, pagina 71. 71. Maggio di Perugia, 71. Questo? Io non lo vedo. Sì. Ora, qui c'è, forse qualcuno ha visto questa fontana, sta fuori la cattedrale dedicata a San Lorenzo, è una grande fontana con tanti bassorilievi di questo genere. È stato fatto, le statue che sono sopra, ma non importa vederlo adesso, però quello che è bello con questo ciclo di mesi, c'era molto spazio. Allora, gli artisti, che erano due famosissimi scultori gotici, uno era Nicola Pisano e suo figlio Giovanni, erano tra i più grandi di questa epoca qui, erano i più grandi. Il padre era già settantenne, aveva tanto spazio disponibile. Allora, per ogni mese avevano due pannelli, che era molto più divertente perché potevano fare cose diverse, o potevano fare un marito e moglie, potevano fare due amici che fanno cose diverse, cioè dava tante possibilità. E questo a sinistra c'è questo giovane, un po' predatore di espressione, ha dei fiori in mano e sta facendo la corte a questa donna che è andata fuori a fare la caccia, ha il falco sul polso. Notate che ha le gambe tutte e due da una parte del cavallo perché non era considerato delicato per una donna aprire le gambe, e c'è anche un cane che sta correndo fra le gambe del cavallo. E lei sta guardando dietro, è un po' civetta questa donna. È molto bello questa possibilità di avere due. Tutto intorno ci sono
una coppia o due persone fanno lavoro diverso, vale la pena veramente di. Volevo mostrare la fontana che è questa. Sì, questa è la fontana. È stato, questi qui sono del 1278, è stato consacrato, diciamo, messo, hanno buttato l'acqua da una montagna a distanza di 5 chilometri, perché prima non c'era acqua proprio al centro di Perugia, e sulla collina Perugia, dovevano prendere l'acqua da basso. Allora questo è stato un grande avvenimento. Posso fare ancora uno? Sì. Allora, pagina 198. Qui Allora, c'è un solo che ci deve oh, arrivare, intanto. 198. Libro molto grande, quindi per sfogliarlo tutto. E c'è più di 200 pagine, no? Questo Sì, l'abbiamo visitato insieme, questo. appunto. Questo è l'unico posto dove non sono arrivata. C'era qualcosa prima di questo, Nicoso? No, no, è solo questo. Ah, sì. Questa è una foto tua, questo qui. Cosa hai fatto te? Questo è un ciclo dei mesi, no, un calendario liturgico monumentale. L'unico esempio in Italia. E voi vedete a sinistra queste strisce bianche. Ora andiamo al prossimo. Ecco, qui abbiamo allora tre delle figure del ciclo dei mesi e anche un calendario liturgico. E questo, come ho detto, è eccezionale. Questo è del 200. Voi vedete quel primo, uno che si riscalda accanto al fuoco, questo per gennaio, va bene, non è Janus. E poi accanto ci sono un elenco degli appuntamenti religiosi. E sopra c'è anche Aquarius, mi sembra, sì, è quello segno zodiacale. La cosa nera sarebbe la luna, fase della luna, ma sono tutti neri così, si vede che si è rovinato. Il secondo sembra un signore questo qui, vedi come è vestito, non sembra un contadino. Però lui sta tagliando la vite. No, mi sembra i vestiti sono un po' strani. Quello terzo, Marzo, ora sta toccando il piede, non è molto chiaro, ma lui ha una specie di vestaglia. Secondo me lui si è fatto una doccia perché i mesi di febbraio e marzo era i mesi di purificarsi. Forse non si sono lavati tutto l'inverno, allora vogliono affrontare la primavera pulita. Sempre che sta tenendo i piedi, però non lo sto guardando. Comunque a me sembra la vestaglia, per me ha già fatto una doccia, oppure si sta medicando il piede, non è molto chiaro. Comunque anche qui il calendario. E questo Bominaco è una chiesetta, questo oratorio dedicato a un certo San Pellegrino. Ci sono diversi San Pellegrini. Ecco me fuori ogni tanto. Ah, accanto a me qui c'era una panca. E a Paolo non è piaciuto. Ora non c'è più. Ora, come ha fatto? Perché lui ha dovuto riempire quella recensione, quella. Quello staccionato lì, penso, però c'era la panca e non c'è più. Questo. Lo faccio la foto di me non per vanità, per fare capire: sì, ci sono. L'esperienza, perché il valore aggiunto di questo libro è anche la tua esperienza personale, Sì. Io devo fare uno ancora, un ultimo. no? Va bene. Questo è importante. Pagina 127. Questo è importante. Il più famoso ciclo dei mesi è a Trento, nella Torre Aquila del Castello di Bonconsiglio. È stato fatto all'inizio del 400 e veramente non è più come gli altri. Qui non c'è nessun messaggio, questa è la Torre Aquila.
Non c'è nessun messaggio religioso in questo caso. Torniamo a giugno, mi sembra, questo mese. Ecco, ora, questi sono molto belli, non posso negare. Allora, Spettacolari. com'è? Spettacolari. Spettacolo, è bellissimo, poi è grande, insomma, ora si vede un libro piccolo. Questo non mi piace perché hanno monopolizzato il sito. Se tu fai il ciclo dei mesi con Google, digiti il ciclo dei mesi, e poi dice: ciclo dei mesi, una serie affreschi del Castello di Buon Consiglio. Oh, non è così, cioè è una serie di affreschi, però come se fosse l'unico ciclo dei mesi. È Wikipedia però, non è Google. Wikipedia, sì, Sì. però non va bene questo. E ci siamo anche noi, forse due voci, anche noi, il mio libro, però, capito, io vorrei riscrivere quelle che hanno per 5 mesi, ora è una cosa che intendo fare, perché bisogna spiegare No, volevo 5 mesi. specificare il fatto di Wikipedia perché, come dire, non sempre Wikipedia dice delle cose complete, diciamo così, ecco. Ma non indica nessun altro, come se fosse uno. Esatto. Ora, guardate però, è molto bello. Sopra ci sono le contadine e sono lì alla, come si chiama, Malga, nel pascoli alpini, e stanno, c'è una donna che sta mungendo una mucca e gli altri stanno facendo formaggio. E guardando da vicino ci sono degli arnesi, che sono proprio quelli che usavano. Questo artista si chiama Venceslao, boemo di origine, non si sa niente di lui, solo che era lì a Castello il 1397, aveva preso in affitto un appartamento per fare queste pitture, senz'altro. Notate gli arnesi che avevano, e queste sono le contadine. Abbassiamo, Nicola, ora vediamo sotto. Ancora, ancora. Ecco, notate che qui c'è la nobiltà e loro stanno facendo un ballo. A sinistra non si vede, a sinistra ci sono tre musicisti, ecco tre musicisti, e stanno facendo un ballo molto maestoso. E quello che è interessante è in questo ciclo di mesi, nessun messaggio religioso. Semmai qui è un po' di nostalgia quando il mondo era fatto di aristocratici e contadini, la borghesia non era, perché questi sono aristocratici e quelli sopra erano i contadini. E sono sempre divisi, se voi vedete c'è una roccia che divide questi qui dai contadini su. Qualche volta c'è una siepe, qualche volta c'è un muro, qualche volta c'è un fosso. Però i nobili e i contadini, classe povere, diciamo, sono sempre separati, a meno che sono servitori durante la caccia, per esempio, allora sì, si mischiano, ma altrimenti sempre separati. Però, come vedete, sono stupendi, sono veramente belli. Vale la pena di andare prima a scoprire se è aperto. Bisogna, ti danno 4 d'ora, ti danno una audio cassette, e io l'ho fatto 2 volte veramente. No, l'ho ascoltato 2 volte perché volevo risentire. Non puoi fare foto. Io ho scritto alla direttrice di questo castello, una donna, dicendo del mio libro. E lei sì, dice, si può mandare questi libri, ma queste foto, volevo 7 io, però costano 110, mi sembra, l'uno. E ho cercato di convincerla di abbassare poi il prezzo. Poi ho trovato, c'è stato il direttore del Castel Sforzesco a Milano, che è stato molto gentile. Un certo Salsi. E io ho detto: senti, dottor Salsi, mi potrebbe scrivere alla direttrice
castello di buon consiglio e cercare di convincere a darmi gratis, perché io faccio turismo, io aiuto il turismo, faccio vedere a tanti. E lui e lei non mi ha fatto pagare. E ho mandato due copie a lei e lei ha detto un libro importante. Bene, ci hai Contenta. fatto davvero un bell'aperitivo, ecco, per prepararci alla cena. E chissà quale contadino ha cucinato la no cioè ha creato la nostra di cena, no? Viene da chiedersi per fare un collegamento con il presente. Sì. E io vi invito. Tante cose sono saltato, ma capito, bisogna prendere il libro per vederli. Sì, infatti, io vi consiglio di dargli un'occhiata e di scoprire questo libro dove si può vedere anche un'anteprima su terranuovalibri.it slash ciclo dei mesi e vi ricordo che c'è il 5% di sconto sul libro e le spese di spedizione sono gratuite, quindi un'occasione per portarsi a casa una pubblicazione davvero bellissima, molto ricca, ricchissima di immagini di Paolo, ma non solo, 200 foto. 200 foto. Sì. E ecco, è di scoprire questo percorso, questo filo rosso che unisce l'Italia attraverso 39 cicli dei mesi che poi recentemente sono diventati 40 perché Jenny, dopo la chiusura del libro, ne ha appena scoperti un quarantesimo. Poi ci sono anche altri cicli oltre questi 40 che sono non completi, no? Sono parziali, quindi hanno in qualche modo meno importanza, forse. In alcuni casi hanno anche una certa importanza artistica. E ci sono dei cicli dei mesi in vetro, ci sono dei cicli dei mesi in porcellana, insomma, ci sono anche altre varietà espressive, Razzi anche, Razzi, no? Anche arazzi. E quello a Milano. Sì. quindi vi abbiamo in realtà con 1 ora e 40 di trasmissione dato in realtà solo un assaggio di questo che è un tema veramente importante, tanto quanto non forse sufficientemente valorizzato in Italia. Infatti mancava un libro che li unisse tutti e ora finalmente c'è ed è un libro che, ripeto, è un invito proprio ad andare a scoprire di persona questi cicli dei mesi. Quindi grazie, io volevo solo riportare un paio di commenti prima di salutarci. C'è Noemi che ci dice che il tema è molto interessante non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per i bambini che avrebbero modo di veder rappresentato in modo tangibile ciò che imparano a scuola in scienze, arte, storia, eccetera. E, mi sembra un'osservazione interessante, può essere un modo per avvicinare a questi argomenti. E questo commento l'avevo già mostrato. Un ultimo commento di M. Bra. Complimenti a Jenny ancora una volta per la competenza, la passione e la simpatia. E un caro saluto a Nick, Massimo e Ornella da Firenze. Grazie, Ornella. Quindi, grazie Massimo, grazie Ornella di aver partecipato, grazie a tutti di averci seguito e ritornate a vedere le nostre dirette su Terra Nuova Edizioni di Facebook e su Terra Nuova Edizioni di YouTube. E colgo l'occasione, anche se non c'entra molto, per dirvi che è appena uscito il nuovo numero di Terra Nuova, rischio blackout. Ecco. Sai cosa ho fatto, Nicolas? Sono andato oggi a comprare candele. Ecco, perfetto. Quindi in qualche modo un collegamento col libro c'è, perché se ci fosse stato un blackout, forse i contadini del Medioevo erano più preparati di noi. Sì. Buonasera a tutti e grazie di averci seguito fin qui. Ok, ciao.